Ciao a tutti e bentornati in questo super nuovissimo video. Allora, oggi ragazze, mi è presa così stamani, mi sono svegliata e ho deciso di andare da IKEA perché devo assolutamente rinnovare, fare proprio un makeover del, diciamo, dell'ingresso del reparto notte, perché non essendo così, diciamo, vabbè, né piccolo né grandissimo, parlo di larghezza, lo vedo un po' troppo cupo, un po' troppo spento e quindi ho deciso di andare proprio a fare proprio appunto una modifica per andare a alleggerire e a illuminare un po' questa zona, insomma. E quindi niente, l'unica soluzione appunto è correre da IKEA perché ho visto delle cosine veramente molto 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 interessanti. E quindi niente, se vi fa piacere appunto vi porto con me, guardiamo qualcosa, vediamo che cosa mi si incollerà alle mani e niente, quindi vi farò poi ovviamente vedere che cosa avrò acquistato e ovviamente vi farò poi un prima e un dopo. Da questo appunto, ma l'avrete, cioè, l'avete già visto in tantissimi miei video, è il, diciamo, il corridoio che poi porta appunto in bagno, insomma nella zona notte, però non lo so, tipo questo mobiletto mi è venuto proprio a noia perché comunque a parte che è questo grigio con il marrone, cioè con il nero, cioè proprio non piace tutto questo mix di colori attualmente. E poi sapete come siamo fatte noi donne, no? Che comunque ci piace cambiare ogni tanto, però realmente, realmente proprio non mi piace. Quindi andrò a cambiare, cioè a togliere questo mobiletto e andrò a... Poi vedrete, vedrete come trasformerò questa parete, quindi questo andrà via, ripeto, e vedremo poi insieme che cosa accadrà in questa parete. Una soluzione slim, molto carina, economica e veramente super estetic. E niente, questa mensola nera andrà via, lo specchioni, vediamo un attimo che cosa andrò a combinare. Allora, ho sistemato così, devo dire che quest'angolo mi fa impazzire. Allora, raga, vi giuro che io, cioè, veramente un bel po' di tempo fa non ne avrei mai fatto questo accostamento, come vi dicevo prima. Però, cioè, nell'insieme a me piace un sacco. Cioè, ma guardate che spettacolo. Poi avevo preso questa copertina, che non mi ero dimenticata di farvi vedere. È molto leggera, non è di pile, perché anche ora sarebbe molto caldo. E l'ho messa così, quest'altro a righine appunto come l'altro, che mi va a riprendere le righine della tenda, vedete? E poi ho messo queste piante qua su, cioè è un angolo
Fantastico. Vi piace? Fatemi sapere bene. Ho lasciato giusto un senape lì, che onestamente non lo vorrei togliere, perché accidenti a me, devo prendere un altro di questo. Allora sarebbe stato perfetto, però purtroppo non ci ho pensato, ne ho presi solamente due. E pazienza, questo è quanto. Fatemi sapere se vi piace. Allora ragazzi, ci siamo finalmente, è stata un'impresa. Comunque uno dice, vabbè, alla fine, cioè, metti il mobile, metti una mensola sopra, diciamo, e che ci vuole. Invece no, ragazzi, ci vuole il suo tempo, perché comunque la mensola era di compensato. Quindi, dicevo, è stata presa una tavola grezza, comunque è stata riverniciata, abbiamo cercato di dare il colore, un colore che riprendesse un po' tutto l'ambiente, quindi poi ci sono volute un po' di mani, insomma, vabbè, eccetera, eccetera, non ve la voglio fare più lunga. Adesso vi rilascio un attimino, un prima e un dopo, e così, insomma, vedete un po' la differenza, ok? Fatemi sapere poi sotto nei commentini. Of grey, but I've been going tired again and time again. I hope that you will see my heart too, but you don't remember me like I remember you, like I remember you. Allora ragazzi, che cosa è successo? È successo che mi piace da morire adesso questo corridoio, appunto, del reparto notte, perché è proprio come lo volevo, perché è più snellito, diciamo, invece di avere quel mobile grigio, ok? Allora, ho preso queste, in realtà sono scarpiere, cioè, ma chi l'ha detto che le scarpiere devono veramente fungere da scarpiere? Cioè, questa era l'unica soluzione per quanto riguarda il mio ingresso, cioè il mio, nel senso, ingresso che va nel reparto notte, perché comunque sono molto slim, ok? Vedete?
Cioè, quindi non mi... sarà tipo un 20 centimetri. Quindi non mi va proprio a dare fastidio al passaggio. E le ho prese bianche. Questa è proprio la classica scarpiera di Ikea, che c'è bianca appunto o nera. Adesso, ahimè, rispetto a qualche anno fa, le vendono in blocchi di due. Diciamo si sono un po' infurbiti, invece qualche anno fa vendevano tre pezzi, quindi uno, due e tre, invece questa, insomma, da un po' di tempo le vendono solo due blocchi. Quindi ho fatto un blocco, diciamo, da sei pezzi, vedete? E niente, ragazzi, cioè poi l'ho abbellito mettendo sopra appunto questo... questo ripiano appunto in legno, che dà proprio più l'idea di un mobile. Cioè, a me sembra tutto veramente tranne che delle scarpiere. È molto pratico, molto veramente pratico, perché ripeto, è molto slim e c'entra dentro il mondo. Considerate che adesso i più cassetti sono vuoti, ma c'è ci vanno veramente tantissime cose. È veramente un angolo salva spazio, cioè vedete, lo potete riempire con ciò che volete. Per esempio, vi posso andare a mettere tutte le cose per le unghie. Questo è ancora vuoto, non so che cosa ci andrò a mettere, però vi giuro che ci vanno veramente tantissime cose, ecco. E ovviamente non ci andrò a mettere le scarpe, perché ho già altre scarpiere dove appunto andare a mettere le scarpe. Questo lo utilizzerò proprio come mobile per altri oggetti. Poi ovviamente sopra l'ho impreziosito con questi oggettini, che anche essi vanno a richiamare un po' tutto l'ambiente. Ho voluto fare mi piace molto il contrasto appunto bianco e color legno, e sono andata a riprendere questo colore, vedete, per andare appunto a riprendere il colore delle porte. Quindi io adesso vi lascio, fatemi sapere qui sotto appunto nei commentini che cosa ne pensate, se vi piace, se non vi piace, se ho avuto una buona idea. Comunque vi giuro che da Ikea, per esempio, questa soluzione era presente in tantissimi ambienti. Per esempio, è molto bella anche in un'entrata proprio di casa, ovviamente tipo andarla ad abbellire così in un ingresso di casa, cioè secondo me fa una super super figura. Poi comunque sono in plastica, molto molto igienico, ecco, molto igienico, perché comunque si va a spolverare molto bene, si va ad aspirare, si passa con acqua e un multiuso disinfettante. Quindi, cioè, non lo so, a me piace veramente tantissimo. Quindi, ragazzi, niente, questo è il mio nuovo ingresso. Lì ho messo lo specchio che avevo di là nel soggiorno, però per il momento mi piace molto di più qui. E niente, fatemi sapere qui sotto nei commentini che cosa ne pensate. Vi mando un bacione, ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Ciao!